Sì, grazie. Io approfitto per dire due cose anche su Pistoia. La prima, un po' ripercorrendo quello che sono stati questi primi giorni di comune, di governo della città. Abbiamo sentito dire dall'opposizione che noi guardiamo più al quotidiano che alle prospettive della città, senza dire quali sono le prospettive della città, ma ve le racconto io quali sono le prospettive della città. Sono di Milano. Del centro del sinistra. Sono il polo universitario Unise, nato nel 2006, 11 anni, ci è costato 1.100.000 euro, mentre Prato faceva l'università con il PIL, con l'ingresso di privati, con l'ingresso dell'Università di Firenze, da noi veniva via la Camera di Commercio, Anzaldo Vera dava 5.000 euro e basta, la Camera di Commercio usciva, i comuni uscivano, lasciando noi la Fondazione Sole in uno scatolone vuoto di proprietà della Fondazione, che lo comprò per 2.700.000 euro per salvare il bilancio di Renzo Verdi. Poi sono stati Pistoia Futura, in liquidazione. Pistoia Futura, una grande associazione dove tutte le associazioni di categoria, gli enti locali, programmavano lo sviluppo di Pistoia, in liquidazione. Non ha fatto nulla, ha fatto il marchio ombrello, roba che grida vendetta. E il Cespevi, anche se non è pubblico, anche questo in liquidazione, mai decollato. Io non ho capito qual era la prospettiva della sinistra, cioè cosa pensava di fare attraverso il comune e il pubblico, a insegnare agli imprenditori a fare gli imprenditori, a dire dov'è lo sviluppo. Io ho una visione differente. Nel frattempo è partito un tavolo con tutte le associazioni per il piano di sviluppo economico, nel quale loro si suddivideranno in sottocategorie, turismo, penso ci sarà anche montagna, ci sarà industria, ci sarà il turismo, nel quale io ho detto che i comuni hanno un ruolo importante, ma da loro, da chi fa impresa, dai loro associati, devono venire le idee per sviluppare la città. Sono loro che devono fare il primo passo per mettersi insieme e fare il sistema e poi chiedere alle istituzioni e insieme alle istituzioni decidere dove andare. Vediamo come si svilupperà. Perché come abbiamo trovato il comune? Io pubblicamente non lo posso dire, ora vedo ci stanno riprendendo, ma lo dico a voi perché lo dovete dire alle persone. Lo dovete dire alle persone, noi stiamo scavando delle macerie. Noi abbiamo un bilancio che ha un disavanzo strutturale di oltre 2 milioni di euro, che stiamo facendo con fatica, cercando di colmare, e lo faremo solo con le entrate straordinarie, con le sanzioni, che nonostante tutto abbiamo diminuito, perché non abbiamo assunto i vigilini, con le entrate delle aziende partecipate, con i dividendi delle aziende partecipate, che sostanzialmente sono cose che paghiamo noi in bolletta, cercando di razionalizzare ancora nei tagli. Ma questo disavanzo c'è, perché la macchina comunale è male organizzata, ha bisogno di una riforma strutturale, perché è organizzata esattamente come 30 anni fa, tale quale tutto quello. Gli istituti culturali sono gli stessi che trovano risorse senza produrre nulla di 30 anni fa, di 20 anni fa, di quando sono nati. Ci sono problemi sui servizi educativi, ci sono problemi su ogni fronte, non c'è un impianto sportivo che funziona. Nei nostri cassetti non c'è un progetto da tirare fuori per finanziare. Dice, voi non finanziate, non partecipate a bandi, con cosa? Non c'è un progetto. Non c'è un progetto da presentare anche ai bandi della regione o ai bandi dello Stato. Le scuole, anche le nostre, non ce n'è una che sia, abbia avuto una verifica sismica. Stiamo cercando di farle, cascano a pezzi, ci sono problemi ovunque. Abbiamo dovuto chiudere le scuole Frosing, una scuola a 300 bambini appena siamo entrati. Il patrimonio del comune è in malora, ci sono interi stabilimenti pieni e distrutti dove ci vanno a dormire dentro, basta qui dietro ce n'è uno, basta affacciarsi qui dietro, ci dovrebbe venire il famoso co-housing. Ci sono pratiche edilizie bloccate da anni, c'è un ufficio dell'urbanistica smantellato, ci sono 6 dipendenti, Prato ne ha 21. Aliana 6. 6, abbiamo gli stessi dipendenti. 17.000 abitanti. Di Aliana, non so se vi rendete conto.
sei dipendente. Abbiamo tutti i grandi progetti indietro, rischiamo di perdere finanziamenti per Bottegone, per il PIU, per la riqualificazione del ceppo, siamo a corsa, siamo dovuti andare a Roma, siamo andati a Roma, a Firenze in ginocchio, da Ferrovie dello Stato, per dirci di non perdere finanziamenti per i parcheggi scambiatori a sud, perché erano 3 anni che erano in bilancio e non si era mai fatto nulla. Questa è solo la verità con la quale hanno lasciato questa amministrazione. E l'hanno fatto perché hanno pensato alla prospettiva di non si sa cosa. Hanno tenuto gli uffici a progettare varianti da 6-7 milioni di euro, quando in 5 anni per gli investimenti abbiamo speso 10 milioni di euro. Però per la campagna elettorale hanno fatto un piano degli investimenti da 33 milioni di euro. Hanno promesso tutto a tutti. Guardate, non c'è cosa più brutta di creare le aspettative della gente. Quando venga da me la gente è arrabbiata. Sono arrivati un signore l'altro giorno e mi hanno detto: ma allora la variante a nord si fa, scusi, la variante a nord, signora, costa 7 milioni di euro, non c'è il progetto, non c'è la variante urbanistica. Quanto tempo ci vuole, secondo lei, a fare una variante urbanistica, a fare un progetto esecutivo e trovare 7 milioni per finanziarla, sostanzialmente eliminando ogni tipo di investimento sulla città per i prossimi 3 anni? Scusi, signora, secondo lei la variante a nord la faccio io? No, e loro apprezzano che tu le dica la verità. Lo stesso vale per Via Salvo l'Acquisto, adesso per maledetta intelligenza di sinistra che ci voleva tutti in bicicletta, io ci andavo, loro no. Il mito è diventato la variante di Via Salvo l'Acquisto, costa 5 milioni di euro, non c'è una strada praticabile, non c'è una scuola praticabile, cioè capite, siamo usciti dal mirinvengo. Il comune è una situazione drammatica, questa è la verità. E stiamo cercando con le unghie e con i denti di risalire la crina. Non è facile. Dentro il comune c'è un clima terribile tra i dipendenti comunali. Abbiamo trovato un clima terribile di disorganizzazione, di sfiducia. Poi si è visto quello che abbiamo letto da giornale, che non commento, spetta la magistratura, a me non interessa, io dico quello che ho trovato. E soprattutto la macchina amministrativa smontata per tenere in piedi un sistema educativo che ha 280 dipendenti, ma che non risponde. Brave le maestre, ottimi servizi, ma che non rispondono più alle esigenze delle famiglie. E ha smantellato questo, tutta la fascia intermedia dei dipendenti comunali. Non c'è un ingegnere, non c'è un architetto, non c'è uno in grado di fare un progetto, non c'è uno in grado di fare una determina. Sono pochissimi, perché molti stanno andando in pensione, perché non si è curato quella fascia di dipendenti. Un comune dovrebbe avere di progetto, di controllo, di progetto, e il resto lo si appalta fuori. Noi si apparta, si dà gli indirizzi, si controlla, si verifica la qualità, questo deve fare il comune, ma non abbiamo nessuno per farlo. Questa è la situazione del comune di oggi. Allora, come cerchiamo di approcciarsi? Intanto con un cambio radicale di mentalità, e questo lo dico in alcuni passaggi, ha detto Francesco, il campo nomadi non si fa. Non si fa, anche se è un problema che dovremmo risolvere, perché lì oggi come domani può morire una persona, siamo a forte rischio che ci muoia una persona o un bambino, tanto per essere chiari, questa è la verità. Ma anche loro non l'hanno mai affrontato. Dal 2005, quando c'è stato l'accordo di programma nell'ospedale, nessuno se ne è occupato, perché non si danno i soldi per rifare un campo nomadi, non lo fa più nessuno, lo dice nemmeno l'Europa, non si fanno i campi nomadi, punto. Per queste e mille altre ragioni stiamo cercando con Anna Maria di approcciarsi diversamente al welfare. Oggi ci poniamo davanti a una questione, lei ha risposto bene, perché è un approccio completamente diverso. Gli altri legittimamente sono per i supermercati dei poveri, Just Plan. Noi siamo per aiutare le persone, non per mandarle in un supermercato che è per loro. Noi diamo dei buoni, vanno a fare la spesa con tutti, cerchiamo di fare educazione alla spesa, perché poi spendono a volte. È un approccio completamente differente, culturale, perché guardate, voglio raccontarvi questa che mi fa impazzire. Noi abbiamo presentato l'altro giorno un ordine del giorno all'AIA, e quello di San Francesco, ai nostri dirigenti regionali, serve una strategia regionale. Noi non abbiamo una strategia regionale, qualcuno a Firenze deve coordinare il nostro, ora che abbiamo qualche comune, le nostre azioni. All'AIT, l'organo di controllo, che quello complessivo, poi c'è l'AIT, cioè quello di Lato 3, dove c'è Prato, Firenze e Pistoia, abbiamo presentato un ordine del giorno noi, dove si è detto, ora Pugliacqua deve pagare, vediamo come, l'estensione delle reti nelle zone rischiose, perché noi abbiamo intere case senza acqua,
dentro nel cuore del distretto produttivo e non vuole pagare nessuno. Allora noi diciamo, quelli li deve pagare il gestore, perché loro ci dicono, non hanno il piano degli investimenti, lo devono pagare i privati. Quanto? 100.000 euro, ma noi siamo 6 famiglie, come si fa a pagare 100.000 euro? Ma però nel frattempo, Fubriaco, e noi usciremo, anche lì eravamo con Anna Maria, siamo cascati in terra, perché poi siamo sbottati, c'era una riunione, fra l'altro la fondazione importante del Carrara, c'era Vannino Vannucci, cioè, immaginate il clima c'era, e sostanzialmente abbiamo scoperto fino in fondo cos'è la Walter Wright Foundation. La Walter Wright Foundation è una fondazione fatta da Publiacqua dove ci mette una parte di utili per fare i pozzi Burkina Faso. E stavano, ci hanno detto di fare nostro un progetto dove loro mettevano 230.000 euro per fare un pozzo a Burkina Faso. Io ci siamo alzati e ho detto, voi ci prendete per il culo. Ci prendete per il culo. Anna Maria ha fatto un po' più di bon ton. Mi tirava per la giacchetta, no, ma veniva la delibera, no, vediamo, proprio il segretario, proprio la delibera. E io dico, scusate, ma voi siete tutti scemi, ma noi usciamo sul giornale dicendo diamo 230.000 euro per fare un pozzo in Burkina Faso e c'è 40 famiglie senza acqua, che se si rovescia un trattore con un po' di riservante rimangono senza acqua. La gente ci taglia la gola, perché paga le tariffe più alte d'Italia qui in Toscana. Quindi questo è l'approccio differente. Anche i servizi e non fanno. Sì, le perdite che ci sono in tutta la città. I servizi che non pagano, i disservizi, le perdite, la tariffa più alta, i dirigenti più pagati, l'azienda che fa più, un'azienda che fa 20 milioni di utili. E alzi la mano chi conosce in Toscana, in Italia un'azienda che fa 20 milioni di utili. Che è il 10% del volume totale d'affari che fa, 200 milioni con di interessi delle bollette, no, ma abbiamo già controllato l'acqua, la sta per questo, per dire quello che diceva Diego rispetto ai doveri, ai diritti, e Stefano Cristiano, perché è fortemente a rischio in questa città il patto sociale con i cittadini, perché io sfido chiunque a dire perché sta pagando le tasse in questa città, perché ha continuato a pagarle. Io avrei smesso vista questa, perché non ho garantito più nulla, anche sui servizi educativi c'è molto da rivedere negli orari, nelle cose che si fa durante la scuola, nelle offerte formative. Chiudo, vado a chiudere, scusate. E per questo, altra filosofia, piano degli investimenti, via. Quello che non si può realizzare o che non è sostenibile si leva, perché non esiste. Dovete dirlo alla gente. Non esiste, era un foglio bianco con scritto 33 milioni di cose che non avevano né un finanziamento certo, non avevano nemmeno un progetto, perché le cose che c'era un progetto le abbiamo tenute strette, anche se, perché almeno l'abbiamo col progetto, ma non, quelli non esistevano né come finanziamento né come progetto, erano finte, erano bugie, avevano illuso la gente, perché a uno che gli dici io ti fo la metanizzazione nella Valle delle Bure, glielo prometti per 5 anni, e gli dici che a giugno parte lavoro, lo illudi, lui magari non cerca un'alternativa per riscaldarsi, spende migliaia di euro. Invece loro le avevano promesso, avevano portato quelli di Toscana Energia alle riunioni durante la campagna elettorale a dire che l'avrebbero fatto. Non si può fare, si va in procura, perché non si può dare un contributo comunale a un'azienda partecipata da noi stessi che deve fare una gara pubblica, perché questo vuol dire andare in procura della Repubblica, non si può fare. Questo è quello che hanno fatto fino ad ora. Quindi Mangalè non ci va nessuno. No, quelli, no. L'altra cassa sì, l'altra cosa stiamo cercando di fare con la giunta e con i consiglieri comunali, quindi non promettere niente che non si può fare. Quando si fa una cosa, per annunciare una cosa si fa quando è fatta, appena fatta si va a accendere la luce, fatta, e si chiama ai giornali, perché gli altri sono morti d'annunci e di promesse. Chiudo. Invece torno sulla strategia regionale, Francesco. Noi abbiamo la Lega che ci chiede di uscire dall'ANCI. Io non ho pregiudizi, ho delle cose a favore, ho delle cose, ma bisogna riuscire, cioè qui bisogna mettere tutti intorno al tavolo e dire se tutti i comuni che sono governati dal centro-destra escono dall'ANCI in Toscana. Abbiamo nominato il vicepresidente noi e il sindaco d'Arezzo ieri l'altro. Esatto, cioè, appunto. Ma io invece sarei per dire un'altra cosa dentro l'ANCI. Poniamo la questione politica dentro l'ANCI, poniamo i temi, poniamo gli ordini del giorno, e dire se non lo fate si smonta tutto, no? Questo, però dobbiamo trovare il tema dentro l'AIT, è quello. Dentro l'organismo di controllo dei rifiuti, noi abbiamo ci vado io mi pare, ma mi ha chiamato un altro giorno e dice, sa c'è il sindaco di Montale, bene,
dice noi saremo d'accordo a rendere la pistola, direi, bisogna che ci venga lei, perché con la Gianna non ci va d'accordo. Benissimo, a voglia, ci si mette la Gianna, apposta, hanno paura, ci si va noi lì dentro, hanno paura. Benissimo. Quindi, questa, la strategia Francesco è fondamentale ora, perché ora veramente si può dare dei segnali che possono anche mettere in discussione la regione. Io ho pensato a quello, infine dico una cosa a Diego, mi ha stimolato tutte diverse cose. Guardate, il turismo, noi siamo in una lunga discussione sulla tassa di soggiorno, sì o no? È il mio sogno la tassa di soggiorno, ho lottato 20 anni a destra nella Nazione Giovani per fare la tassa di soggiorno, io non sapevo neanche cosa fosse fino a 15 giorni fa, quando andavo a giro la pagavo. Ma il problema è serio. Il problema è che abbiamo difficoltà di bilancio e il problema è serio, il turismo in questa città, presto detto, non c'è niente. Nulla. Da sempre. Nulla. Niente. Allora, per questa capitale della cultura abbiamo speso 1000 euro per promuovere sui social. 1000 e basta. 9000 euro e basta per una città per stampare i volantini che sono arrivati il 30 luglio con eventi già accaduti. Allora, noi abbiamo garantito con 1 milione di euro, abbiamo destinato al 1 milione di euro, tutto questo soltanto 30.000 euro per la promozione. Abbiamo speso 21.000 euro per tenere aperte le chiese. Abbiamo i bagni chiusi, non siamo andati a una fiera di promozione. Però vabbè, l'ase, dai. Ah, abbiamo 20.000 euro di l'ase. Quello l'abbiamo spento, si è incazzato quello dicendo. Quindi abbiamo speso, non abbiamo fatto promozione a Pisa, non abbiamo fatto promozione a Firenze, non abbiamo partecipato a nessuna fiera, né a Milano né a vendere pacchetti, non abbiamo fatto nessuna promozione su social, non abbiamo invitato nessun tour operator, non abbiamo invitato nessun blogger, niente, non è stato fatto. L'ufficio del turismo era chiuso. L'ufficio del turismo chiudeva, c'è toccato anche lì domenica. Quindi anche sul turismo, per lo sviluppo del turismo, si pone un problema e anche qui serve una strategia, serve un'idea, serve una strategia. Anche su questo, mi permetto, anche questo è una materia di discussione regionale. Cioè, anche qui, no? Cioè, bisogna fare anche su questa cosa della tassa di soggiorno, parliamone anche a livello regionale. Che strategia sa? È un tema, come ce ne sarebbero altri, 1000 altri, però secondo me bisogna trovare anche delle linee che ci facciano capire quello che fare a livello locale, soprattutto ci vedono più fuori. Chiudo dicendo una cosa, e che è tema di queste anche ore sui giornali. L'altro passo determinante per noi è la sicurezza. Per noi stiamo cercando. Questo è l'ABC, senza sicurezza non si vive. Bravo. E mi dispiace, non si può più fare la differenza tra la sicurezza vera, quindi i fenomeni di criminalità veri, e quella percepita. In questo tranello noi non ci dobbiamo cascare, perché percepita da chi, come, si stanno sviluppando alcuni fenomeni nella nostra città, che se non riusciamo a reprimere adesso, non lo facciamo più, e dobbiamo intervenire. Su questo abbiamo messo le telecamere, stiamo assumendo i vigili urbani, però stiamo firmando un patto di collaborazione con la polizia in pensione, con i carabinieri in pensione, anche la guardia di finanza sta per firmare. In pensione ovviamente, che ci aiuteranno a presidiare il territorio, è poco, è tanto, non lo so, scusate, stato per uscire le graduatorie delle case popolari, finalmente nei primi posti quasi tutte le case saranno affidate agli italiani, e bisogna dire, quando sono arrivato, e lì stiamo cercando di fermare, avevano fatto un bando per assegnare sotto alle fornace, sì, i negozi, aveva vinto una macelleria islamica, sì, e un kebab, sì, cioè, sì. Ma nel quartiere delle fornace siamo fuori di testa, sì. Noi dobbiamo su questo intervenire, invertire la rotta, però è un procedimento lungo, quindi quello che vi chiedo, con le persone, continuate a parlare con quello spirito, senza promettere, raccogliendo il disagio, andando dagli ultimi, parlando, sentendo problemi, e cercate di essere da filtro con l'amministrazione, con grande responsabilità, perché stavolta stiamo governando e siamo chiamati alle scelte. A volte le scelte si scontenta qualcuno, si accontenta qualcun altro, ma questa volta le scelte si fanno, perché all'opposizione, lo dico io, era più facile, si gridava al lupo, anzi qualcuno ci avesse ascoltato la città sarebbe in condizioni sicuramente migliori, però, a parte le battute,
abbiamo cercato di farla sempre costruttiva, infatti la campagna elettorale è stata sui temi, però dobbiamo veramente non perdere il contatto con la realtà, non perdere di vista chi ci ha votato e dare delle risposte veramente concrete, perché, e chiudo, la vera prospettiva per il comune di Pistoia è ristabilire la normalità. Questa è la prospettiva, perché sono mancati i servizi essenziali. Cioè la prospettiva, la mia prospettiva è dire consegnare nel 2022, quando finirà, le scuole a norma. Questa è prospettiva, sì, questa è la prospettiva. Questa è la prospettiva, sarebbe un sogno, impianti che funzionano, non ce la faremo, meno fortuna in giro. Più sicurezza, questa è la prospettiva, perché senza queste cose di base non si sviluppa nient'altro. Allora, questa è la prospettiva, il resto sono le chiacchiere di qualche salotto aristocratico che sulla città ci ha sempre mangiato, ha sempre succhiato e nulla ha mai dato, perché tanto aveva sempre il culo al riparo, lo stipendio fisso che gli arrivava nonostante quello che faceva. Quelli sono i discorsi delle prospettive che hanno fatto nei salotti e ci hanno ridotto come ci hanno ridotto. Noi torniamo alla gente comune, quella c'ha veramente problemi. Grazie.